Ci manca Fabio, adesso vediamo. Io adesso non sono ancora con il computer, ci sono. Va bene, Davide, fai qualche domanda a Sara. Tu già l'intervistaste qualche tempo fa, no? Per il tuo libro. Sì, ti ho già fatto qualche Sì. domanda su Messenger ancora un po' di tempo fa, quindi non è che ne abbia così tante di domande in realtà. Forse quella che in realtà mi viene. Infatti. Ma in realtà è una curiosità: come è nata la carriera musicale? Cioè, voglio cantare nella vita. Come è venuta Ah, in mente? io ho cominciato a cantare da piccola. Allora ti spiego, io abitavo in un paese, Sant'Agata Bolognese, paese della Nilla Pizzi. Io abitavo di qua e lei abitava di là. Allora ti spiego, noi non avevamo l'acqua in casa. Ecco, è Fabio. tornato. Scusatemi, stavo Oh, aspettando di essere no, no. chiamato. Nel frattempo, ho recuperato qui anche. Ecco. Allora, dove sei? Lì, sì. Allora, io non avevamo l'acqua in casa, quindi dovevo andare alla fontana a prendere l'acqua, soprattutto di venerdì quando facevamo il bagno e andavo a prendere l'acqua, no? La fontana, tutti questi secchi d'acqua. Intanto io cantavo sempre. Allora c'erano le donnelle dietro le finestre che ascoltavano. Alla mattina poi incontravano mia mamma quando andava a fare aspetto e dicevo, Anna! Abbiamo sentito tua figlia, ma come canta bene, come canta bene. Quindi per dirti che io sempre, sempre, tanto più che io lì a Sant'Agata, che mia mamma faceva la magliaia, quella che gli dava il lavoro aveva un fidanzato, che aveva un fratello che suonava e cercavano una ragazza per cantare. Così, parlando, dice, ah, c'è coso che cerca una ragazza da cantare. Dico io, vengo io, ma va là, Matteo, avevo 15 anni. A fa, no, ma dai, va, sì, vengo io, Matteo, ma sei troppo piccolo, ma no, ma io vengo con mio fratello, dai, vengo io. Allora arrivano i ragazzi a casa, parliamo di tutto e così, veniva sempre mio padre, mio fratello, mia madre, ho cominciato che avevo 15 anni, con i calzettini corti, che andavo a cantare, nelle serate ho cominciato, ma io ho sempre cantato, io mi mettevo da seduta davanti alla radio, e quella c'era e ascoltavo sempre. Io ascoltavo una canzone e poi la cantavo già. Andavo a prendere l'acqua e la cantavo già. Ho una musicalità proprio, sì, cantavo tutto. Quindi sono nata cantante, si può dire. Beh, io ne E sono uno. muoio tale. E questo è un aspetto che deve aver capito Battisti. Conoscendoti e sentendo la voce, io ti volevo chiedere tra le tre canzoni da lui composte che tu hai interpretato, quale ti piace di più e se pensi che lui le abbia scritte per te o comunque scelte per te sulla base magari della vocalità oppure del testo, poiché tu appunto ci dici che sono state composte da lui da solo, e se te ne ha mai parlato. Se ti dava delle indicazioni in merito all'interpretazione collegate al contenuto delle parole, e mi sembra che tu ci hai parzialmente risposto già per quanto riguarda Mamma. Sognando e Risognando. Ah sì. Sì, queste due cose te le volevo, ti vorrei Noi chiedere. avevamo poi un rapporto così, io dicevo poi sempre quello che pensavo, eh. Cioè avevo un gran rispetto per Lucio da morire, però quello che dovevo dire lo dicevo, poi magari o se mi sbagliavo dicevo, ah beh, hai ragione Lucio, scusa, immaginavo che era così. Cioè, per quanto riguarda i pezzi, a me quello che più nelle mie corde è Uomini, ma non credo che mi somigli, hai capito? In quanto lui, Certo. cioè, praticamente una che sa, cioè, bocca di rosa, Questo chiedevo. hai capito? Esatto. Ma perdonami, c'è un mistero, un piccolo mistero legato a quella canzone che riguarda i componenti della band. Se non sbaglio, è qualcosa come Bubble Band, Bubbling Band, insomma, non Sì. si sa bene chi sono i musicisti. Allora io ti domando, e perdona l'ignoranza, se all'epoca quelle canzoni tu le hai incise live con la band intorno a te. O sul nastro, perché Battisti Allora, registrava con tutti i musicisti. sì. Tu come hai lavorato? Allora, infatti mi piace Uomini perché l'abbiamo fatta così con i musicisti che erano i quelli, che poi erano i quelli, che poi sono diventati la premiata. L'abbiamo fatta lì, che guarda, in 2 volte l'abbiamo fatta, perché io quando c'ho il gruppo dietro vado come un treno.
Perché dovrei? Ho fatto una fatica perché ti spiego, eravamo in un posto dove lui era là in fondo, che c'era la cabina e io ero in questo gabbiotto piccolissimo, cioè a me mi mancava l'aria e quello è un pezzo da... Capisco che è Infatti lui difficile. tutte le volte mi chiamava e mi diceva, Sara, ma perché lì quando devi fare così, che devi esplodere? Dico, oh senti Lucio, io qua dentro da sola così, io non respiro, io non mi sento bene. Allora lui è venuto lì con me, dice Sara, vengo lì, vengo lì. Ma sai te perché è venuto lui? Un po' perché c'era lui così? Insomma, sono riuscita poi a esprimermi un po' meglio. Ma io lì ho fatto una fatica cane, proprio, devo dire la verità. Ho fatto una gran fatica a far perché dovrei, è un gran bel pezzo, però io l'avrei fatta più dal vivo. Ecco, io speravo di farla dal vivo anche quella lì, come ho fatto quella con quelli, capito? Io lavorare in sala di incisione non mi piace molto, è una cosa finta, insomma, io amo le cose vere, non quelle robe lì, poca roba. È la mia preferita La perché dovrei. mia preferita è Uomini, perché l'abbiamo fatta così e perché è proprio rhythm and blues, Sì. è mia, ecco. Uomini, tra l'altro, a No, livello di arrangiamento precede, presagisce poi delle sonorità che Battisti avrebbe sviluppato e approfondito, perché ricorda un po' L'Aquila, no? Con questa acustica, queste sì, come percussioni. no? E Vero. poi estremizzando anche un po' la canzone della Terra, cioè sono tutte venute dopo a seguire questo costrutto percussivo che c'è sotto e la voce sopra, diciamo, dominante, asciutto ma anche molto pieno, diciamo, Verissimo. Sì. bello. In questo senso, secondo me, lui stava guardando molto, molto fuori dalla scena italiana. Io ho notato appunto che nelle sue canzoni, le canzoni che le ha affidato, aveva veramente una visione appunto anglo-americana, ma anche world music, che poi avrebbe preso piede molti anni a venire, diciamo, in Italia. E per quello ho pensato ad una sperimentazione che lui proprio stesse portando avanti attraverso artisti in cui credeva particolarmente o che riteneva molto, Vero, molto vero. indicati, molto Infatti, glielo ho detto, no, particolari. è vero. Infatti, gli ho detto: avete finito di fare gli esperimenti? Sì, è vero, gliel'ho proprio detto. E lui Ecco, ne ha fatti tanti. io mamma, credo che l'abbia proprio fatta per me. Io mamma, credo proprio che abbia pensato a me. Però, io mamma, io l'ho fatta come voleva lui. Però anche quella non era nelle mie corde, ti spiego, l'unica è proprio Uomini, quella che io ho sentito di più per me, capito? Io mamma è carina, bella, così, sì, Beh, l'ho fatto volentieri, c'è però... una curiosità sulla copertina del disco, no? Tu sei fotografata da Kaiser Monti, no? Mi pare, insomma, da un Sì. gigante, perché vabbè, l'ho diventato dopo. La cosa che mi incuriosisce, ma è puramente casuale, è che hai una borsa della spesa sotto la spalla Sì, che ti la collega alla borsa della copertina spesa, di sì, che poi Adriano quella che ho Pappalardo, no? usato, sì, che ho usato anche Sì. È una Pappalardo, cosa la borsa buffa, non è stato. però mi ha colpito questo aspetto qui perché, perché è un oggetto metaforico che ritorna negli anni Ottanta, con un altro. È come se tu e Adriano foste delle sorte di alter ego di Battisti, cioè degli altri interpreti nei quali lui si immedesimava, però con una differenza, nel caso tuo perché sei una voce femminile. E nel caso di Adriano, perché ha una potenza di fuoco che lui non aveva, no? Però ha scelto delle persone evidentemente portatrici della sua stessa spontaneità, della Certo, sua stessa bravo. genuinità, perché quando tu parli, non, io sono romano, a me, tu sei veneta, però a me viene comunque in mente Emiliana, l'aspetto diretto, Emiliana, Emiliana, perdonami, no, pensavo al sei nostro amico veneta? Fabio accanto. Non sono veneta E io, sono sono terrone. emiliana. No, pensavo all'aspetto diretto e immediato che aveva Lucio Battisti con la sua parlata locale, capito? Regionale, palesemente romana, come tu appunto palesemente emiliana. E questo è un aspetto, secondo me, che denota come ti posso dire, l'intensità del carattere, no? La verità della persona
che per un interprete musicale deve essere un aspetto non da poco, cioè riuscire a trasmettere direttamente senza filtri quello che hai dentro senza essere impostati, no? Ora, se ascoltiamo le tue canzoni precedenti, tu hai delle capacità oggettive nel cantare, non ti dico alla mina, però insomma, cantare in maniera impostata. Abbiamo scoperto che il provino che hai dato a Battisti, o che lui comunque si è fatto dare, aveva una matrice blues e lui in quella chiave ti ha utilizzata. Certo. Tre pezzi con una forte chiave R&B e soul, che è appunto la voce del cuore, dell'anima. Quindi c'è un, come dire, un progetto dietro, un'intenzione, una traccia, ecco. No, non è una domanda, è un'affermazione. No, io credo che lui proprio si era proprio innamorato della mia voce, di come ero io, tutto così, un po' come lui. Lui proprio amava quelle persone qui. Ma strano che uno esuberante come Pappalardo, che non sono molto nei suoi, però si vede che Pappalardo poi uno che ci sa fare, hai capito? Cose che non ci so fare io. Io sono così e basta. Sì. Una cosa, tu l'hai perso di vista nel 72, diciamo, no? Più o meno. 71. 73, fine 73, sì. Più o meno. Dopo hai seguito il suo percorso, tutti i suoi dischi, l'hai fatto, no? Le ascoltavi i dischi suoi? Ma poco, perché io quando... No, io poi ho chiuso. Cioè Sì. non mi ricordavo più niente, io sul serio, sono fatta così io. Diciamo che ti sei incazzata con lui. No, non mi sono mica arrabbiata. No. Cioè io stavo da Dio, dal primo momento che ho detto prendo, vado a Bologna, io dopo mi sono fatta tutti i miei giri, ho chiuso quella porta lì, ma senza rancore, senza niente, figurati, anzi, è una cosa della mia vita bellissima, se scherzi, se no non sarei Però, qui. sì, se ti Ecco. incazzavi No, avevi anche ragione, però io ho no. chiuso. Tanto più che il giorno del mio compleanno ero andata in centro a comprarmi delle cose. Quando torno a casa vedo in televisione e dico, beh, c'è Lucio. Poi vado di là, metto a posto le mie robe, Lucio. Ma torno in casa e dico, beh, com'è che fanno vedere tutte queste cose qua di Lucio? Poi ascolto bene e la ragazza dice, stamattina, stanotte, ci ha lasciato il Lucio Battisti. È venuta una crisi. Sono andata di là e ho pianto tutto il giorno. Lì ho rimesso insieme tutto, hai capito? Sono Sì. andata di là, mi è ritornato in mente tutto quello quando ero con lui, quando sono tornata a casa, quando abbiamo trovato da dire, quando ci volevamo bene, quando non ce ne volevamo meno, ma che era proprio io e lui, avevamo un rapporto così. Mi è venuto in mente tutto e sono stata così male che ti dico, sono stata malissimo. Poi sono stata male davvero, che mi hanno operata all'ospedale e ti dico, sono stata operata al seno. Vado all'ospedale, cioè mi devono operare perché è una cosa abbastanza bruttina. Io la notte vado a dormire, io poi sono sempre stata serena lì, non l'ho presa così. Ho detto, senti, se devo andare, vamo là, ciao e buonanotte. Tanto la vita è questa qua. Vado a letto, mi sogno, Lucio. Tutto vestito di bianco, ma proprio un'apparizione, mi sembrava, sai quei cavalli alati, bianchi, no? Che ti arrivano con tutta quell'aura intorno. Mi viene incontro con le braccia aperte e mi abbraccia così forte che io mi sono svegliata che ho detto, devo morire. Vedi, mo, mi è venuto a salutare Lucio, mi ha detto, oh Sara, vieni là con me. Mi sono svegliata che non sapevo se star bene o se star male, giuro. Ho detto, però avevo sta cosa qui. Invece poi mi hanno operato e è andato tutto benissimo. Pensa che lui forse è venuto per dirmi, vai tranquilla Sara che va tutto bene. Da lì pensa che cosa? Mi hanno incominciato a telefonare tutti i battistiani che non mi trovavano perché io non avevo il computer, mai avuto. Ma ti stiamo cercando, è tutto tanto che ti cerchiamo, sa. E da lì ho cominciato a fare tutte queste cose battistiane e mi sono rimessa. Mi ha rimesso in pista, hai capito, Lucio? Sì, Mi ha rimesso in sì. E pista, capito? sì, e cosa ne È pensi così, già del cercata, cazzo, è morto il 9 settembre che io compio gli anni per dire tu destino? devi stare con me, tu sei con me.
Io non ti lascio, non ci dobbiamo lasciare più. Hai capito? Sì, un destino. E cosa ne pensi del periodo post-paroliere, quello con Pasquale Pannella? A me piace da morire. A me piace da morire. Anzi, guarda, mi dispiace che non posso parlare perché non l'ho vissuta quella cosa lì e non saprei cosa dire, però poi Don Giovanni per me è una roba da andare fuori. Beh, è bellissimo. Bello, bello, bello. E lì, anche lì, è Lucio. Poi come là c'era Mogol che metteva a posto, sono d'accordo, ma le idee erano tutte di Lucio. Qui è uguale con Pannella. Io dico quello che penso, eh. Per me, Sì, è no, quello per... lì è proprio il suo capolavoro. Lui finalmente ha detto, oh, ma chissà poi nella vita uno. Tu non lo sai, ma quando il destino dice poi tu non hai tanto tempo perché poi non ci sei più, io dico che la testa si mette in moto per fare una cosa, proprio quella cosa che tu volevi fare da sempre ma non hai potuto fare perché ci sono sempre stati dei rompi di qua e di là. Lui questa cosa l'ha fatta proprio per dire ecco, questo qui sono io. Io Io la penso così. no, io non la penso come te, perché per me quelle parole sono di un mezzo matto, lucido, Pasquale Pannella. Per la musica è celestiale, la musica è sua. Per me sono tutti quasi tutti capolavori, però il Don Giovanni, il disco per me è il Sì, migliore di tutti quanti. Per me. anche per Dopo, me. i gusti sono Sì. gusti. E... No, anche la strumentale è molto bella. No, ma sono belli tutti. Oh, c'è da Sì. dire che bisogna che li ascolti parecchio. Ma infatti mi dicevano, ma però sai quelli lì, io non li capisco. Dico, guarda, bisogna che tu li ascolti, devi Sì, ascoltare, ascoltare. bisogna ascoltarli. Dopo ci Soprattutto sei. di notte da solo, tu ti entri in una dimensione. In un'altra dimensione, vedrai che prima o Sì. poi ti entra. Infatti, adesso molti E hanno. Sì, se sì. dopo c'è una persona come Alex Charla che ci spiega anche i testi, quindi siamo proprio a posto. No, Alex? Tu più o meno l'hai capito più degli altri.